me mi piacciono i grandi quando decidono di farti un discorso. Ti sentono voluti e magnifici, ti guardano negli occhi, cercano il tono a mezza altezza. Ora soprattutto anche tu, ci presteranno loro a impacchettarti la notizia come una benedina. Sì, va bene, ma intanto perché non mi vuoi parlare? Senti, come dice mia mamma, con la pace dei momenti importanti. Quest'anno non potrei tornare alla tua scuola. Tutto qui? E a me che mi importa di quei voli grigi e arcini, ma è meglio dire qualcosa, se no ci restano male. Perché non posso più andare alla mia scuola? Perché Mussolini non vuole più che i bambini ebrei vadano in classe con gli altri. Ah sì? Davvero poco interessante. Ma è meglio continuare a comportarsi come loro si aspettano. E allora dove andrò? C'è la scuola ebraica dove c'è già la tua cugina. Ah, va bene. E me ne torno a giocare. Annegata nella disperazione, chiedo di estremo aiuto alla mia voce. Signorina, signorina, mi sembra di gridare dalla cima di un monte, ma forse solo un pipolio che non arriva alle orecchie di nessuno. Nessuno mi ha visto e sentito, e quando l'ora finisce sono l'unica a consegnare acqua e fiore da una parte e una tela immacolata dall'altra. Una volta le legioni fasciste, tutte belle come le attrici del cinema. Mussolini vuole che anche prima elementare ci sia un'associazione di lavori donneschi. E così ogni bambina viene dato un pezzo di tela grezza, un ago e tanti fili colorati. Ecco, dopo molti anni, quando abbiamo saputo che mia zia era stata fucilata, ho continuato a pensare alla sua statura così piccola e a quei soldati che forse avevano dovuto passare l'arma. E a mio padre con le lacrime agli occhi, come se gli fosse venuto in mente in quel momento e non ce lo avessi invece raccontato tante volte. Siamo ai giardini di Piazza Carlo Felice ora. Non c'è più bisogno di standa. L'aria è una carezza. Parla Mussolini. Ci sono gli altoparlanti e la sua voce arriva dappertutto. La domestica dopo dice andiamo a casa e ci fa correre sotto i portici che hanno sacchetti di sabbia come quelli di farina del fornaio. Chiamiamo Orlando, sono i fuochi d'artificio, stanno facendo finta, una prova per la guerra. Dice la donna e la sua voce trema. Ci mette tutte e tre nel letto grande di mamma e papà e restiamo lì a sentire il mondo rotolare come una montagna di pietroni che si sgretola dal basso. Ogni tanto c'è uno scoppio più forte e noi ci mettiamo a piangere. Poi abbiamo vissuto quei pochi mesi prima della tempesta finale ad aspettare l'appello e a cercare a nostro modo di fare qualcosa. Ma eravamo ebrei e quasi non avevamo mani. E dopo è venuto il settembre del 1943. Un giorno avevamo avuto un litigio e la famiglia di un fascista importante, con quell'odio che acceca, che ti fa vedere rosso, ci aveva urlato. Tanto voi siete ebrei e mio padre vi farà arrestare tutti. Recitiamo noi stesse, miniamo una fanciullezza che non c'è più. Fingiamo occhi luminosi e scoppi di entusiasmo. Ma stiamo solo costruendo un film per la nostra memoria di un tremulo domani. Intrecciamo una corona di foglie, strappiamo i fiori che nessuno custodisce più e li componiamo in mazzi. Sono entrati i tedeschi a Roma, ci dice la mamma e non ci guarda più. E intanto sul pavimento di casa rotolano lucide melanzane striate di viola, zucchine polverose, cipolle, melatte grinzose. Rotolano tutte e restano per terra dove nessuno le raccoglie. I tedeschi hanno chiesto agli ebrei 50 kg d'oro. Dove lo prendono gli oro gli ebrei? Domani io tanto per assaggiare se si sono accorti di me. Ognuno deve portare a quello che ha. C'è una raccolta. Mamma mi risponde come se fossi una di loro. Non è più mio padre, ma l'eterno uomo ebreo che si è fermo smarrito quando quello che da tanto si portava dietro, quello che la sua mente aveva disegnato in ogni più minuta piega, è lì, improvvisamente, reale di fronte a lui. Non è capace di vivere la vita, ha già faticato tanto a conoscerla. Il suo cuore ha una stanchezza antica. Ogni suo gesto ha il peso di mille anni. Non sa battersi per sopravvivere, perché quando suo padre, suo nonno, suo bisnonno hanno lottato, hanno via via consumato anche le sue forze. Le madri no, le madri ebree no, sono tigri, leonesse, contendono alla vita ogni boccone, rubano ogni centimetro. Loro devono difendere i figli, per questo non hanno spazio per libere sinagoghe.
La tanto attesa divisa da collegiale non si parla nemmeno. C'è la guerra e ognuno si veste come vuole, con più stracci possibile addosso, perché è già chiaro che non ci sarà riscaldamento. Scelgo di portare per tutto il giorno il grembiule nero col colletto di pizzo bianco che metto per la scuola. Hanno cominciato a portare via gli ebrei. Siamo scappati, siamo riusciti a scappare. Ci hanno avvertiti per telefono la mattina presto. Una voce ha detto, ci siamo, andatevene subito, e ha buttato giù. Abbiamo fatto a tempo, solo perché a Monteverde forse sono venuti più tardi. Nel ghetto li hanno presi tutti. E per la prima volta vedo mia madre piangere. È come quella volta quando hanno processato mia zia. Tutto ondeggia paurosamente intorno a me in bizzarri contorni. Ma come, mamma, tu mi avevi detto che a Roma c'è il Papa e che per questo noi potevamo stare tutti tranquilli. Che a Roma, dopo loro, niente di male sarebbe successo per gli ebrei. Quando è bel tempo, Suor Maria Speranza ci fa portare sedie e libri in giardino e traduciamo le frasi latine, così rannicchiate il sole. Vicino agli alberi stecchiti, ma è tutto senza vita e senza allegria. Resto impietrita lì, di fronte a noi, l'immagine della furia. C'è mia madre. Il nostro segreto non è durato nemmeno 10 minuti. Le ragazze lo hanno sentito nell'aria. Qualcuna è corsa a chiamarla, non so. Mia madre non è mia madre. I suoi capelli sono serpenti, i suoi occhi scintille di fuoco, la sua voce come Sansone. Fa tremare le colonne del chiostro. Mia madre grida e accusa. Forse sta per sbranare le piccole suore. Mi sembra che la mia bocca sia cucita, quando più tardi, nella cameretta e tutte le bambine recitano la voce alta Shema Israel. È arrivata la Pasqua ebraica e sono tutti tristi perché ci ricordiamo quello che mamma continuava a dirci nei mesi passati. Non posso nemmeno pensare che a Pasqua saremo ancora qui, non posso nemmeno pensare. Invece siamo ancora qui senza azime e nemmeno un po' di erba amara perché la verdura non si trova. Il giorno è meraviglioso, sono tutta in fuscio in un corto abito verde azzurro, mentre i sandali sfavillano per conto loro. Il rabbino capo mi mette la mano sulla testa, afferra la benedizione e dice solenne: ti ho dato la prima e voglio darti anche la seconda. Non ho capito niente, ma poi mi spiegano emozionati che la seconda è quella del matrimonio. Mamma non sembra arrabbiata, anzi è quasi allegra, e butti i pezzi del mio lavoro in aria, come se fossero coriandoli di carnevale. La guardo di rosa e offesa. Anche mamma mi guarda, ma con una specie di irale indulgenza. Non sei una bambina vera, hai capito? Hai capito? Sei una bambina e basta. Una bambina e basta.